Sono in piazza Santa Maria Novella e vi condurrò all'interno della chiesa che è un museo di capolavori da manuale di storia dell'arte. Se vi posizionate in un punto esatto, vedrete in contemporanea tre creazioni mozzafiato di tre artisti, Giotto, Brunelleschi e Masaccio. Al centro della navata, oltre 4 metri di altezza, campeggia il crocifisso di Giotto, opera giovanile datata intorno al 1290. Un altro crocifisso da ammirare si trova nella Cappella Gondi, disegnata da Giuliano da Sangallo. Guardando alla sinistra dell'altare maggiore, dalla posizione indicata, visibilissimo. È il crocifisso ligneo di Brunelleschi che risente di Giotto per la posa e l'inclinazione della testa. In sfida con Donatello, dette vita, un Cristo maestoso e meno contadino. Guardando invece sulla navata a sinistra si può ammirare la Trinità di Masaccio, uno dei capolavori del Rinascimento che vede l'impiego della prospettiva ambientando la scena sacra in una cappella. Tanto che Vasari dirà che pare che quel muro sia bucato, dove i committenti inginocchiati sono dipinti per la prima volta a grandezza naturale con le stesse dimensioni delle figure sacre.